Soprannominato l'ultimo re vichingo, Harald Hardrada fu re di Norvegia dal 1046 al 1066. Ma anche prima che diventasse re, la vita di Harald fu piena di sfide e avventure che lo resero noto in tutto il mondo medievale. Le sue gesta sono tramandate fino ad oggi ed è persino uno dei personaggi principali della serie TV di Netflix Vikings, Valhalla. Nato nel 1015, Harald era figlio di Sigurd Syr, signore di un feudo di campagna a Ringerike, in Norvegia. Il suo nome di battesimo era Harald Sigurdsson, ma venne chiamato con l'epiteto Hardrada, che significa il severo governante, riferendosi alla durezza e alla fermezza con cui esercitava il suo potere e trattava con i nobili, i proprietari terrieri e i membri del clero. Harald era fratello di Olaf, che sarebbe poi diventato Sant Olaf. Si pensa che i genitori di Harald e Olaf discendessero da Harald Fairhair, il leggendario primo re della Norvegia, che unificò tutti i feudi rivali attraverso alleanze e forza militare. Harald ammirava molto il suo fratellastro Olaf, che era riuscito a controllare più terre in Norvegia in pochi anni di chiunque altro dopo Harald Fairhair. Secondo le saghe nordiche, Olaf radunò un esercito per combattere un signore rivale che aveva formato una ribellione. Lo scontro ebbe luogo a Stiklestad nel 1030. Harald aveva solo 15 anni quando partecipò a questa battaglia, che non andò bene per i due fratellastri. Olaf fu ucciso, ma Harald riuscì a fuggire. Anche se Harald fu sconfitto, si comportò molto bene nella mischia, mostrando un talento notevole per la sua giovane età. Consapevole che sarebbe stato inseguito dai suoi nemici, Harald fuggì in Russia, dove fu accolto calorosamente dal principe Jaroslav il Saggio e da sua moglie Ingegard, una principessa svedese che era una lontana cugina di Harald. Molto probabilmente, Harald prese parte ai combattimenti contro i nemici dei regnanti russi, inclusi i polacchi, i bizantini e alcune tribù della steppa. Dopo aver aiutato Jaroslav per alcuni anni, Harald e i suoi uomini partirono per dirigersi a sud. Intorno al 1034, Harald e i suoi uomini raggiunsero Costantinopoli, capitale dell'Impero Romano d'Oriente. I nordici chiamavano Costantinopoli con il nome di Miklagard, una parola che può essere tradotta come grande fortezza. Si unirono alla Guardia Variaga, composta da guerrieri d'élite del nord Europa e delle isole britanniche che facevano da guardie del corpo dell'imperatore bizantino. Harald era estremamente popolare alla corte dell'imperatore Michele IV e presto divenne il capo della Guardia Variaga. Al servizio dell'imperatore, Harald combatté dal Mediterraneo ai fiumi Tigri ed Eufrate e si dice che abbia fatto un pellegrinaggio a Gerusalemme. Le sue prodezze militari furono descritte dagli storici medievali bizantini e nordici. Purtroppo per Harald, Michele IV morì e gli successe suo nipote Michele V, che non si fidava del guerriero nordico e ordinò il suo arresto. Harald fu imprigionato, ma in qualche modo riuscì a fuggire preso da nave per tornare a nord. Tornato in Russia, Harald era ancora giovane, ma ora anche abbastanza ricco ed esperto da ricevere il dovuto rispetto dalla nobiltà. Harald sposò la figlia del grande principe Jaroslav, Elisabeth. Harald aveva già chiesto la sua mano durante la sua prima visita in Russia, quando lei aveva 14 anni, ma la richiesta era stata rifiutata perché all'epoca non era abbastanza ricco. Con l'ufficializzazione del matrimonio, Harald figurò finalmente tra i membri di spicco delle famiglie reali europee, come Enrico I di Francia e Andrea I d'Ungheria. Non molto tempo dopo l'arrivo di Harald in Russia, Jaroslav fece un'incursione a Costantinopoli via mare. Probabilmente Harald gli aveva fornito informazioni sulle difese militari della città. Tuttavia, i russi non riuscirono a sorpassare le imponenti mura di Costantinopoli e si ritirarono nelle loro terre. Quando Harald tornò in Norvegia nel 1045, acconsentì a condividere il trono norvegese con il re in carica, suo nipote Magnus Olafsson I. Quando Magnus morì nel 1047 in un raid militare contro la Danimarca, Harald salì al suo legittimo posto come unico re di Norvegia. Passò poi i 15 anni successivi a cercare di strappare il trono danese a Svein II. Dopo la sconfitta di Svein nella battaglia di Nidz nel 1062, entrambi i sovrani si riconobbero a vicenda come sovrani dei rispettivi paesi. Harald espanse i domini coloniali della Norvegia nelle Orcadi, nelle Shetland e nelle Isole Ebridi. Nel 1066 tentò di conquistare l'Inghilterra, alleandosi con il conte ribelle Tostig, contro il nuovo re inglese Haroldo II. Dopo aver ottenuto le prime vittorie, le truppe di Harald furono sconfitte dal re inglese nel settembre 1066, nella famigerata battaglia di Stamford Bridge, dove Harald fu trafitto alla gola da una freccia e ucciso. Il resto dei suoi uomini continuò a combattere valorosamente, ma la sconfitta era ormai segnata. Si conclude così la storia dell'ultimo re vichingo, una vita piena di viaggi per mare, avventure in terre lontane, gloria militare e cospirazioni politiche, che trovò la sua fine sul campo di battaglia come un vero eroe,
degno di essere chiamato nel Valhalla.